Oggi è il 18 marzo 2016. Il 18 marzo per Milano è una giornata particolare, una giornata che io credo dobbiamo dedicare alla libertà. Il 18 marzo sono cominciate le 5 giornate di Milano, il fenomeno esplosivo della gioventù chiamava la libertà, che portò al risorgimento dell'Unità d'Italia. Siamo qui però oggi perché dobbiamo ricordare Piazza Fontana come un fulcro fondamentale, uno spartiacque generazionale. 12 dicembre del 69, tragedia di Piazza Fontana, l'omicidio di Giuseppe Pinelli, ferroviere anarchico, in questura, avvenuto in questura della questura di Milano. Allora questore era Marcello Guida, che negli anni del fascismo era il direttore del carcere del confino di Ventotene, per dire due nomi, i confinati, Piero Colomandrei e Sandro Pertini. Nell'occasione della morte di Luca Cafiero, che con Capanne Toscano fu uno dei dirigenti del movimento studentesco, ecco, è tornata alla mia memoria come un'ondata di ricordi che voglio cominciare da qui, perché il 68-69 furono due anni importanti, cruciali per la storia italiana, per Milano, per le libertà, che a Milano ebbero due grandi protagonisti: il movimento giovanile e studentesco, il movimento operaio. Nel 70, finalmente, dopo tanti anni, si promulgò lo Statuto dei Lavoratori, oggi ormai inesistente. Qui siamo in Piazza Santo Stefano. E tra Piazza Fontana e Piazza Santo Stefano ci sono 100 metri, è vicina anche dei contenuti, poi, perché Piazza Santo Stefano è stato il fulcro, il centro, il momento importante dell'attività del movimento studentesco, che aveva sede al numero 10 in questo palazzo. L'Università Statale era lì, lì c'erano i nostri docenti che stimavamo molto, Pagani di sociologia, Mario Dalprà, Jay Monat, Enzo Paci, una generazione di filosofi importanti per la cultura italiana. Bene, qui avevamo un centro di riflessione e di pensiero, e qui abbiamo condotto delle battaglie importanti per tutta, legata in modo significativo a momenti culturali e di opposizione sociale a Milano. Qui abbiamo, ricordiamo, due amici, due compagni, Claudio Varalli e Gennaro Zibecchi, che sono stati assassinati, assieme a poi anche qualche anno prima Roberto Franceschi. Quindi è stata una generazione, la nostra, che ha lasciato anche del sangue per esprimere libertà, che anche oggi è in qualche modo assillata. La riforma costituzionale che stanno varando ha poco a che fare con lo spirito della libertà. Ecco, Cafiero fu uno dei protagonisti di quel momento, assieme ad altri compagni ed amici, e questa giornata, il 18 marzo, in cui 40 anni fa furono assassinati Fausto e Iaio, vicino in via Mancinelli, vicino a via Leoncavallo. Ecco, questo ricordare il passato vuole avere il significato di continuare a combattere sulla base delle nostre esperienze per esprimerci in libertà,
in tutti i settori.